Siamo a bordo della nuova X5, il SUV di casa BMW. Ci avete portato in Toscana, a Castagneto Carducci. L'abbiamo provata. Com'è cambiata? Beh, è una vettura completamente nuova, anche se mantiene una tradizione e quindi ha dei richiami molto forti col passato. Tant'è vero che la linea vuole proprio essere quella della X5, riconoscibile subito come BMW e come X5, e per questo motivo la silhouette, il giro dei finestrini e alcuni dettagli esterni sono un forte richiamo e quindi sono rimasti invariati. Le novità più grosse da un punto di vista estetico le troviamo nella parte frontale posteriore, dove i gruppi ottici sono quelli di nuova generazione, davanti uniti al doppio rene col vetro a formare una linea orizzontale, e anche nella parte posteriore tutto nuovo dai gruppi ottici alle forme di carrozzeria, e quindi parliamo di una vettura completamente nuova. Anche all'interno le modifiche sono tante, la plancia è completamente rivista, il monitor centrale viene quasi incastonato all'interno della plancia e la plancia risulta essere molto movimentata e molto personalizzabile, con diverse modanature che troviamo all'interno del veicolo stesso. Una delle novità che riguarda la nuova X5 riguarda il bagagliaio. Sì, il bagagliaio è sicuramente uno degli aspetti più importanti, diciamo, di una vettura di questo tipo, dove la versatilità e la praticità dell'auto è uno degli aspetti fondamentali. Il baule cresce di 30 litri rispetto alla versione precedente, raggiungendo 650 litri. Innanzitutto è l'unica BMW che possa avere come optional la terza fila di sedili, raggiungendo i 7 posti. Il baule posteriore garantisce una capacità di carico notevole ed è, come tradizione della BMW X5, diviso in due parti, una inferiore e una superiore. Quella superiore è automatica di serie su tutte le versioni, quindi è elettrica e può essere comandata anche automaticamente dall'interno del veicolo, sia in apertura che in chiusura. La parte posteriore ha come serie di option di personalizzazione tutta una serie di dispositivi che permettono di ottimizzare il carico, quindi si va dalle protezioni del fondo a divisori, a retine, a tutto un sistema di carico del baule per ottimizzare appunto le singole esigenze del cliente. È possibile scegliere due livelli di allestimento, di design degli interni, un experience che ha un'indicazione un po' più da fuori strada, mentre un altro allestimento è il design pur excellence, che è un allestimento invece che punta su un ambiente più lussuoso. Uno degli aspetti fondamentali di un veicolo di questo tipo è proprio il livello di sospensione. La vettura permette di personalizzare anche quello. Abbiamo tre diversi livelli di personalizzazione oltre a quello offerto di serie. La gamma motori è già molto completa. Abbiamo tre motorizzazioni, un diesel 6 cilindri da 258 cavalli, poi un motore benzina vuoto 4.8 di cilindrata. Già dal lancio è disponibile una versione sportiva sviluppata dalla M, in questo caso è sempre una motorizzazione diesel 3000 con un triturbo che sviluppa 381 cavalli. Ma le novità non sono finite, perché entro l'anno, con la produzione di dicembre, avremo altre motorizzazioni disponibili per X5 con nuovi motori benzina e diesel 6 cilindri, avremo un 40D e un 35i, ma soprattutto un inedito 4 cilindri diesel che equipaggerà il 25D. Al lancio il prezzo di partenza è intorno ai 65.000 euro per quanto riguarda il 3000 diesel, in un allestimento business, quindi con un allestimento già molto completo, con un sistema di navigazione, con un sistema di controllo del parcheggio e degli specchietti reclinabili, quindi abbiamo già una vettura molto completa. Quando arriverà il 4 cilindri diesel, il prezzo di partenza sarà di 55.000 euro.